sindaco. Oggi il CSM deciderà sull'aspettativa per Maresca. Ieri è arrivato un prima via libera. Finalmente, diciamo, si esce da questa ambiguità, secondo lei? L'ambiguità rimane, non si può uscire. Nel senso, è scontato che il CSM dia l'aspettativa a Maresca ed è anche, come dire, normale che sia così secondo le leggi. L'errore e il comportamento che non ho per nulla condiviso di Maresca è stato quello di aver fatto campagna elettorale vera con la toga addosso. Questo lo si è visto in tutta la città ed è inammissibile. Inammissibile che sia stato tollerato tutto questo, anche da chi doveva evidentemente vigilare in maniera più adeguata. E poi c'è anche un ulteriore tema di opportunità che ha sempre attraversato il dibattito all'interno della magistratura e non solo, cioè da parte di un magistrato che ha esercitato le funzioni della città, dove poi si candida addirittura come sindaco, in questo caso addirittura da pubblico ministero, quindi titolare fino ad oggi di indagini che riguardano con cittadini di questa città, con tutto ciò che ne può derivare sull'apparenza di indipendenza, autonomia ed equidistanza da tutti questi fatti. Insomma, non è una bella pagina. Poi sa, di questi tempi ormai tutto appare possibile, tutto appare normale, quindi fra un po' ce lo dimenticheremo e passerà anche questo.